Turns red, surfers right out. Suddenly, it hits me. Yes, to think about. Oggi battuta di pesca a un pesce, ma definirlo pesce è un po' a un cefalopode, a un mollusco. Oggi andremo a pescare le seppie. Una pesca che a me diverte veramente tanto, più che altro è una pesca rilassante. Pesca divertentissima, quella alle seppie. Tecnica, credetemi, veramente tecnica, ci sono, ma se noi non effettuiamo i movimenti giusti, la lenza giusta, il movimento, il colore dell'artificiale, il sistema, non le prendiamo. E questo ce ne rendiamo conto quando noi eseguiamo le cose correttamente, allora incominciamo a prenderle. È una pesca che si effettua a scarroccio, ora vedremo poi tutti i dettagli, e tra l'altro poi sono buonissime da mangiare. Piatto tipico che si fa con le seppie è il riso nero, sfruttando l'inchiostro che hanno al suo interno, e è un piatto, poi se tanti dicono l'abbiamo inventato noi, è nostra tradizione, ve lo dico, è un piatto veneto, è stato inventato in Veneto. Poi Livorno è un piatto che si trovano nei migliori ristoranti tutto l'anno, perché la seppia si pesca tutto l'anno, ci sono dei periodi più o meno buoni, però è un, diciamo, e si reperisce un po' tutto l'anno. Vi presento i pescatori che sono a bordo oggi della Nisa, sono due pescatoroni, Nicola e Giorgio. Nicola ormai lo conoscete, è fisso sulla Nisa, e Giorgio è un amico di Nicola, io sono amico con suo padre e con suo nonno, pescatore scatenato, grossa passione. E questi ragazzi sono il futuro, questi ragazzi qui è il futuro. Io cerco di insegnarli tutto quello che so, mi fa piacere più stare con ragazzi, con bimbi di 12 anni, che diciamo con gli adulti, che loro sono veri. E poi c'è un altro fatto, io lo faccio anche per interesse personale, perché se li insegno tutto, poi quando sarò un po' più vecchiotto mi ci porteranno loro a pescare, spero, io cerco di insegnargli tutte le cose migliori. E quando sarò un po' più vecchiotto, loro mi faranno da tutor. Vero? Mi ci portate a pescare? Sì, diano sì, poi bisogna vedere. No, ma te caschi in barca, non cominci a essere vecchio. Vabbè, andiamo a vedere. Non è un periodo... Il periodo è buono. Diciamo, non sono giorni dove sono state prese molte seppie, quindi non sappiamo cosa viene fuori da questa pescata. Però, tutte le volte che andiamo a un mare, io ve lo ripeto sempre, si parte e non si sa mai che giornata ci troviamo di fronte. Giornata piacevole dove i pesci ci mangiano l'elica del motore, come dico io, e c'è giornate durissime dove per realizzare qualche cattura ci fanno sudare famigerate sette camicie. Andiamo, ci avviamo e vedremo che giornata ci troviamo di fronte. Vedete la precisione dei GPS Garmin? Questo che vedete bianco è il canale di navigazione, quindi acqua. Io basta che sposti l'imbarcazione a destra o a sinistra e subito si ha un accenno di virata. Vedete? Ma basta, credetemi, basta mezzo metro. È uno strumento che ha una precisione da 0 a 30 centimetri. Ora stiamo passando sotto un ponte e lì ci vediamo proprio la precisione dei GPS Garmin, che è dovuta alla media di 10 punti il secondo. Cioè questi strumenti prendono 10 satelliti, creano 10 punti il secondo e fanno la media di questi 10 punti il secondo. Cioè una cosa impressionante, una cosa che rispetto a anni fa oggi è fantascienza.
rispetto a, diciamo, ai tradizionali GPS che avevano un margine d'errore maggiore rispetto a questi. Qui, essendo proprio nei canali, si vede la differenza fra un GPS normale e un GPS, ad esempio Garmin, con questo sistema di 10 punti in secondo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi troviamo uno spot, un punto particolare in mezzo al mare, o vogliamo buttare un piccolo segnale per ritrovare una nassa o qualsiasi cosa, questo ci porta esattamente sul punto, con un margine d'errore che va da 0 a 30 cm, il massimo per un pescatore che deve ritrovare un punto di precisione in mezzo al mare. Help me out, can you help me out? Driving up the coast to Georgetown, thinking about the times we laid it down. 17, so serene, thought I had it figured out. Plenty of time to grow. But when I found you, baby, I found my home. Ce l'hai? Ce l'hai, Giorgio? Vai. Aspetta, vengo il retino. Bellina? Ehi, vai, aspetta, riteniamola, eh? Portala lì dentro il retino. E là, la prima seppiotta! La prima seppiotta! Stiamo attenti, perché sono tremende. Aspetta, lasciala un attimo lì. Prende il secchio. La prima seppiettina si mette in sicurezza. Dobbiamo stare attenti al nero, ragazzi, perché quando meno te l'aspetti ti fanno nero nel vero senso della parola. Vai, Giorgio, ricala. Vai. Ce l'hai, Nico? Sì. Piano, Eccomi. Bellina? Sì. Bellina, vieni, vieni. Guarda, bella. Ale, aspetta, Andiamo dietro. Come maneggiare una bomba. Aspetta, è rimasto l'artificiale. Ecco un'altra seppiotta. E allora, per non farli buttare tanto nero, dobbiamo maneggiarle delicatamente, con movimenti bruschi. Lo buttano il nero chiaramente quando vengono afferrate nel recupero, però quando le mettiamo dentro il secchio, cerchiamo di fare movimenti lenti. Un movimento brusco le eccita, e a quel punto il nero è inevitabile. Se poi le seppe vanno a punti, è una pesca che, se effettua a scarroccio, occorre che ci sia un pochino di vento, una zona sabbiosa, normalmente vicino alla costa. Ora non vedete perché c'è un po' di nebbia, siamo a 700-800 metri dalla costa, da una spiaggia di qualche chilometro. La località è Marina di Pisa, fra Livorno e Bocca d'Arno. Cosa grossa, sta con cagliata. Tira, recupera costante, Giorgio, recupera costante. Cos'è?
Seppione. A parte se metti i parecchi, per essere una seppia. Bello, no, è capace anche in polpo, perché via si prende anche dei polpi. O di calamare non è. È un polpo, è un polpo, è un polpo, è un polpo. Aspetta, 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 polpo. Ma vai, portalo sotto, non lo mollare in bando, eh. Non lo mollare in bando, eh. Ale, anche il polpetto. Pensa anche il polpo, Giorgio. Sì. Polpo di scoglio. Guarda, bellino. Eh? Anche il polpo, Giorgio. Sì. Si mette insieme alle seppie? Vai. Hai visto? Polpetto. A pesca si prende un po' tutti i cefalopodi. Eccola la seppietta. E anche io nella fiera, se no con loro lì. Fa vedere? No, è presa bene, vai. Non importa, guardino. Eccola! Seppiettina, mi raccomando, maneggiamole con cura. Io vedete, pesco con due artificiali in tandem, di colori diversi. Però come avete avuto modo di vedere, per ora i primi cefalopodi sono stati catturati tutti col colore nero. C'è un motivo. La seppia, mai da tanti anni di esperienza, ho capito che vede al contrario di come possiamo vedere noi, cioè con poca luce. Ora sono le prime ore della mattina, sono le 7:30 la mattina, quindi poca luce, oggi è una giornata poi nuvolosa e di nebbia anche, vede meglio il colore scuro, nero, viola, colori forti, colori di contrasto. Man mano che il sole o comunque c'è più luce, allora si va nei colori più tenui, sull'arancio, fino al bianco nelle ore calde. E poi il pomeriggio, quando la luminosità cala, si rifà la solita scala, si ripassa dal bianco nelle ore chiaramente centrali della giornata all'arancio e poi allo scuro, al viola scuro e al nero scuro la sera. Coccia, 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 coccia. Bravo, guarda, piano, piano, piano. Piano, ecco la seppietta, tirala su di peso, attento al nero, eh? Bravo, bravo, secchio, secchio, secchio. Sì, sai perché dice ciao? Perché ha già avuto esperienze in altre volte. Ce l'hai, Giorgio? Piano, 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 eh? A me mi sembra bello gentile sto lì, piano, piano. Poi seppia, maledetta, vieni, vieni, buttala qua, buttala qua. No, bella sta via, questo è un bel seppione. Piano, perché seppia? Guardate che seppia. Beh, la slamo con cura, vai Giorgio. Bella, eh? A te è mezzo chilo, è sempre a mezzo chilo, appunto di laio, eh? Allora, il movimento è quello di tirare sulla canna a scatti e riabbassare per far toccare l'artificiale sul fondo, in modo che l'artificiale faccia questo movimento qua. Spesso quando ferriamo ce la troviamo anche all'amata. O altrimenti se c'è uno scarroccio anche abbastanza sostenuto, scarroccio sostenuto intendo che l'ideale è da 0,4-0,5 a 0,8-0,9 di nodi, quindi massimo un nodo di scarroccio. L'ideale è 0,6-0,7-0,8. Se ci fosse normalmente un vento sostenuto, allora possiamo mettere l'ancora galleggiante, che l'ancora galleggiante messa di traverso ci rallenta lo scarroccio. Viceversa, ecco Nicola incannato, piano, piano, non me le perdete le seppie, no, l'avevo detto piano, era anche grossa, no, l'ha persa la seppia per il riso nero, grossa. Ce l'abbiamo, ma era bella, eh? Era quella appesa da Giorgio.
Vai, bravo, piano, Giorgio. Vai piano, Giorgio. L'ha già persa Nicola. Piano. Vengo io col retino. Guarda, 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 ha preso l'artificiale. Non si è neanche bucata, non si è neanche bucata, guardate. Guardate, ah, eccolo, vedi, si è slamata ora. Visto? Si è slamata ora, aveva preso l'artificiale a metà. Piano, Eva, non maneggiate. No, girati dall'altra parte. Si sa mai, no, perché poi gira, gira una, poi lo butta al nero, Animale che mi ha sempre affascinato sin da piccolo. Le prendevo da riva, chiaramente ero un bimbetto, le prendevo da riva con o con la fiocina o con gli artificiali e lungo le banchine del porto. Si faceva la pesca, facevamo la pesca anche col granchio legato. Ah, ce l'hai? Ce l'hai. Ah, no, guarda, pesavo una Giorgiora. Tanto mettiamo via questa. E prepariamoci col retino. Non mi fanno pescare, praticamente a me non mi fanno pescare loro oggi, bello, è capito. Vieni, vieni, una bella sera. Ah, no! No, no! Allora, ascolta, c'è una regola. Quando sentite la seppia, dovete incocciarla. Oh, vi mando a casa, te senza una seppia e Nicola senza un'altra, Cioè, di vele grosse, perché l'avete perse tutte e due. Mi raccomando, eccola! Bravo, bravo! L'hai incocciata? Aspetta, però recuperala piano, perché se non è agganciata alle arpette, quando arriva lì molla, Bravo, bravo! Ale! Seppiotta! Col colore nero. Vai, bravo Giorgio! Anche una bella taglia, Sono seppie belline, Che tal, l'ideale per l'innesco, bel denticione, Via! Come ce l'ho anch'io, e ce l'ho anche tosta, Sì, sì. Ah, mi sa che ho fatto la doppietta! Loro non la possono fare la doppietta, c'hanno un artificiale solo. Ma io ne ho prese due ora. Eccole. Eccole qua. Sentiamola un po' bassina. Poi mi sono vestito da seppe oggi, non so se avete visto. E quell'altra, sempre maneggiatele con molta cura. Ecco l'altra seppettina. Vi consiglio. È in totano, vedrai. O è in totano un polpo. Vai Nico, piano, Piano, piano. Bella, bella giornata, visto? Siamo partiti non sapendo. Mo! Il re delle seppie! Il re delle seppie! La regina delle seppie! No, guardate il ciocco! Guardate che ciocco ha preso! Ciocco, Bella, Guarda, presa in cima! Guardate, aspetta, fammi puntare un po' dall'altra parte. Bella, se sei più via. Nero, lo so, Nicola, mi sono vestito apposta di nero io. Via, mettiamola dentro. Questa è 7 etti, Che il nero, ragazzi, ci vuole gli stracci. Meno male che avevano detto che non ce n'era tante seppie. Bugiardi. No, la seppia è un animale particolare. Ha bisogno di determinate condizioni. Intanto, un'alta pressione è fondamentale. L'alta pressione, diciamo, la fa... Preso? Ah no. L'alta pressione la fa da padrone sulla seppia. Colore dell'acqua, più chiaro possibile, perché così individuano meglio gli artificiali. E poi, mare calmo, che non ci sia un'onda sotto che crea una patina. Ci vuole una situazione veramente stazionaria. E poi l'ideale, cosa non da meno, è uno scarroccio causato dal vento. In questo caso c'è 7-8 nodi di vento alla terra che ci fa scarrocciare per 0,6, 0,5, 0,7, quindi è proprio la condizione ideale. Però acqua chiara,
scarroccio e condizione di alta pressione. Sono, diciamo, i tre elementi per fare una bella pescata, perché ci sia le condizioni per pescare le seppie. Poi la bella pescata, eccola, la bella pescata si fa con l'attrezzatura giusta, facendo i movimenti giusti e intercambiando gli artificiali, perché non tutti gli artificiali a seppiettina, vedete, sempre sul nero, anche nei giorni passati e anche oggi sto scegliendo degli artificiali della Seika. Ho un bel numero di artificiali, colori e dimensioni e bilanciatura, e sto selezionando degli artificiali della Seika per fare questo tipo di pesca. Prossimamente saranno presenti nei negozi. Questo per farvi capire che noi della Tubertini proviamo in pesca i prodotti, dopodiché per il mare me ne occupo io, chiaramente, dopodiché scelgo quelli in base alle caratteristiche, al risultato che mi hanno dato in pesca, e poi dopo le vendiamo ai negozi e voi le acquistate. Quindi sono tutti prodotti selezionati a priori. È importante selezionare prodotti anche quando si parla di artificiali, perché ci sono dei colori che funzionano di più e dei colori che funzionano meno. Essendo una pesca che io pratico da tanti anni, e riesco a, diciamo, a individuare bene i colori per poi essere messi sul mercato. È una tecnica. Ci sei? Ho terminato il discorso. È una tecnica di pesca che prevede l'utilizzo di canne di circa 2 metri. Non occorre utilizzare delle canne ultra costose, anche se io sto pescando con una squid stick di 2 metri, una canna bellissima, una canna nata per la pesca a calamari con le esche siliconiche, tutta montata in titanio, un gioiellino. Io, diciamo, la adotto anche nella pesca alle seppie, che va benissimo, va molto bene, però per le seppie funziona molto bene anche le canne che stanno impiegando Giorgio e Nicola, che sono le Neptuno Sepia, una canna studiata apposta per questo tipo di pesca, 2 metri e 10 di lunghezza, canna con cimino molto sensibile, anelli ben scalati in 3 pezzi, quindi minimo ingombro, quando è smontata veramente è il minimo ingombro, ma soprattutto una canna con un costo veramente accessibile, così come i mulinelli che utilizzano Nicola e Giorgio, l'Oasi 5000, cavallo di battaglia dell'azienda di Ryobi e quindi di Tubertini, e Nicola utilizza un nuovo mulinello, anch'esso di fascia poco superiore all'Oasi, vira mulinello chiaramente realizzato dalla Ryobi, mulinello di fascia medio economica, un bel prodottino con un giusto rapporto qualità prezzo. Parliamo spiegazioni, che ora siamo andati troppo fuori, vedete, siamo su 8 metri di acqua. E non che non sia buono 8 metri, perché fino a 10, 12, 15 metri è buonissimo, ma in questi giorni ho trovato le seppie su 5, 6 metri, 6 metri e mezzo, e quindi preferisco ora tirar su le canne, rimontare, vedete qui ho tutta la traccia che ho fatto, questo è uno strumento touch, e vedete, rimonto fino al punto di partenza. Io ho fatto tutto questo tragitto qua, da questo punto, vedi lo scarroccio. Ora, siccome ho preso seppie qua all'incirca, ora io rimonto la traccia e mi riporto nella zona buona per fare uno scarroccio. Al limite posso fare uno scarroccio anche leggermente vicino, basta che invece di posizionarmi qua, invece di posizionarmi qua sulla linea, mi posiziono poco
spostato lateralmente e faccio uno scarroccio a 15-20 metri da dove sono passato prima. Importante avere un GPS e azionare la funzione traccia. In questa pesca, più che in altre tecniche, è indispensabile avere degli asciugamanini, in questo caso towel tube. Qui bisogna stare attenti anche come si pronuncia, perché Cobimbi, se uno sbaglia una pronuncia in inglese, come studiano tutti e due l'inglese, chiaramente, se uno sbaglia una pronuncia in inglese, sei rovinato, capiterà anche a voi, babbi magari, che non avete una pronuncia perfetta dell'inglese, e loro sono lì attenti. Comunque, asciugamanino compresso, comodi, da tenere in barca. Si possano aprire mettendoli nell'acqua, chiaramente, il giorno prima, e poi lasciarli asciugare, oppure aprirli direttamente a secco. Sono degli asciugamanini comodissimi, chiaramente con il logo, lo stemma, Tubertini. Mi raccomando, la carta ve la fate scappare dalle mani, che cada nell'acqua, ma raccattata e poi buttata nei cassonetti. In mare non ci buttiamo mai niente. Oh, qui come seppia, Radio Seppia, cosa dice? Bimbi? Sì, però la cannina a mano e il movimento è importante. Io do le spiegazioni, ma a voi la cannina a mano e il movimento è importante, soprattutto ora che è calato un po' lo scarroccio, perché ora stiamo andando circa 0,04-0,05, uno scarroccio più lento. Chiaramente man mano che va avanti la giornata il vento tende a calare un attimino. Sono buonissime quelle giornate, soprattutto nella parte chiaramente tirrenica e ligure, col vento alla terra, con la tramontana, il nord-est o l'est, venti che spirano da terra verso fuori. Sono delle giornate con venti veramente intensi, ma siccome peschiamo a 3, 4, 500, 700 metri d'arriva, sfruttiamo appunto il vento. È meglio un maggior vento, che possiamo rallentare la barca con l'ancora galleggiante, che assenza di vento, perché in assenza di vento chiaramente battiamo un tratto di mare più piccolo, più contenuto, e invece col vento riusciamo a fare uno scarroccio e riusciamo a rimontare diverse volte e fare l'azione di pesca corretta. In presenza di poco vento possiamo aiutarci, ora dopo vedremo se cala ancora più lo scarroccio, ci aiutiamo col motore. In questo caso io ho l'8 cavalli della Suzuki, un motore silenziosissimo, ma soprattutto al minimo sposta veramente la barca di 0,7, 0,8, 0,9 di miglio all'ora, e alla velocità ottimale. Dopo vedremo se cala questa situazione, allora andremo a cercare col motorino e effettueremo una sorta di traina lentissima alle seppie. Bella, è cioccone sto lì, Guarda il bel cioccone! E queste le abbiamo già lavate e sono pronte. Ora vi faccio vedere presenza veramente di uno scarroccio minimo. È un po' che non le prendiamo, poi sono molto più difficili tra l'altro con lo scarroccio minimo. Si attaccano e dobbiamo ferrare perfettamente, alle volte non basta e si sganciano subito, perché comunque non afferrano un artificiale in movimento. E ora azionerò l'8 cavalli della Suzuki collegato con quello grande e ci sposteremo piano piano effettuando una sorta di trainetta lenta alle seppie, e vedrete che i risultati non saranno deludenti. Accendiamo l'8 cavalli.
ovviamente elettrico, eh? Cavallo ovviamente elettrico con carica batteria diretto, quindi è ottimo anche per ricaricare la batteria quando facciamo traina e non utilizziamo il motore principale. E comunque abbiamo tutta la strumentazione accesa, scandaglio, GPS, VHF, tutta la strumentazione di bordo. Spostando l'imbarcazione col motorino, chiaramente aumenteremo un po' la velocità e effettueremo, diciamo, una trainetta da 0,7, 0,6, 0,7 a un nodo di velocità. Quindi aumenteremo il piombo che abbiamo sulle lenze. Da 20 grammi, come abbiamo pescato fino adesso, aumenteremo a 30, 40 e 50 grammi. E ora vedete dal GPS 0,7, 0,8, 0,9, quando arriviamo a un nodo, chiaramente stacchiamo per poi rimettere in marcia e tenere una velocità costante 0,8, 0,9, 0,7, è la velocità ideale. Non c'è più nessuno, sono andati via tutti i seppiaroli. Ma perché sono andati via tutti? Perché c'è una patana, come diciamo noi a Livorno, assenza di vento totale, e quindi non c'è più lo scarroccio. Con questo sistema invece dell'utilizzo del motorino, via via si attacca la marcia, si stacca, ok, si realizzano catture molteplici, veramente, credetemi. Ora, ve l'ho detto chiaramente, rimarrò più solo nelle giornate che non c'è vento, però vi dico questi particolari perché nella pesca, nella vita, ma soprattutto nella pesca, uno sport complesso come nella pesca, tutti abbiamo da imparare, e sono i particolari che fanno la differenza. È una pesca che, ragazzi, le tiene attivi, visto? Sono intraprendenti. Io al timone faccio da marinaio, dovrei essere l'armatore, ma quando metti in barca loro, te sei l'ultimo, sei il mozzo, non l'armatore. Ma va bene così. Mi fa piacere vedere che si divertono, collaborano. E poi una passione, la pesca, che ce la porteranno per sempre praticamente. Non c'è un limite d'età per praticare questo, per me, stupendo sport. Ho provato già svariate pescate tutte questa serie di artificiali. Una parte sono realizzati dalla Seika, sono campioni. Una parte io ho modificato, ho tinto anche per trovare delle tonalità che mi piacessero poi da farli produrre, e ho le idee piuttosto chiare dei colori e delle dimensioni da mettere in commercio. Volevo spendere due parole sulle dimensioni. Allora, gli artificiali da seppie si dividono in numero, cioè, o meglio, il numero determina le dimensioni dell'artificiale. Si parte da un minimo, che io sotto questa lunghezza non vado, perché comunque l'artificiale è rapportato alle dimensioni delle seppie, quindi per me quando si parte da un 2,5 è più che sufficiente, perché altrimenti poi si va a prendere delle seppie veramente troppo, troppo piccole. Allora, queste tre misure sono le misure basi per effettuare la pesca alle seppie, e sono il 2,5, questo è il più piccolo che vedete, il 3 e il 3,5.
Vedete, sto adottando una serie di contenitori, di borse, borsette di nuove che abbiamo realizzato. Sono in PVC, materiale praticamente eterno, ma soprattutto sono borsine impermeabili che resistono all'umidità e alla salsedine e non fanno penetrare la salsedine all'interno, quindi preserviamo prodotti che mettiamo al suo interno. Con la cerniera antisalsedine, chiuse ermeticamente, ce ne sono di svariate dimensioni. Vedete, queste due qui sono simili, questa ne ho altre più basse, più alte, più larghe, a seconda delle esigenze e di cosa dobbiamo collocare all'interno. Attrezzatura ideale per effettuare la pesca alla seppia. Come abbiamo detto, la Nettuno sepia di 2,10 m, smontabile in tre pezzi, vedete? Io ve la smonto ora qua in tre pezzi, quindi richiudibile facilmente, collocabile anche in un gavone di una barca anche di piccole dimensioni. Anelli messi molto ravvicinati per non fare attorcigliare il Dyneema al cimino durante i movimenti, altro particolare importante. Dyneema che ho utilizzato in questa sessione di pesca è un Dyneema nuovo di Tubertini e si chiama Concept X8. I diametri ideali vanno dallo 0,10 allo 0,12, pesca abbastanza sottile per tagliare meglio l'acqua, e poi il Dyneema, come vi ho già spiegato, ci consente in questo tipo di pesca di avvertire bene il peso della seppia e soprattutto di ferrarla. Dobbiamo ferrarle, altrimenti lei sta agguantata all'artificiale e poi quando decide di mollarlo lo molla e noi la perdiamo. È un 8 fili reale nelle misure e ha un buonissimo rapporto qualità prezzo. Un Dyneema che si può utilizzare molteplici pesche. Oggi ve lo presento nella pesca alle seppie, ad esempio. Confezione sono 150 yard, circa 140 metri. Nelle seppie possiamo imbobinarci anche due mulinelli. 70 metri e 70 sono più che sufficienti per realizzare questo tipo di pesca. Questo è l'ultimo modello di mulinelli prodotto dalla Ryobi in collaborazione con l'azienda Tubertini, si chiama Viral. Mulinellino molto molto leggero, accattivante nel look, funzionale come tutti i mulinelli della Ryobi, realizzato nelle misure da 1000 a 6000. Fascia di mercato media, quindi un buon rapporto qualità-prezzo. Allora, questo è il trave Dyneema che abbiamo bobinato. Con una legatura viene fissato a questa speciale girella, dopodiché parte uno spezzone di nylon dello 0,20-22 lungo dai 20 ai 25 cm, dove all'estremità bassa realizziamo un'asola e collocheremo i piombi che variano dai 20 ai 60, 70, 80 grammi massimo. Diciamo l'ideale, i piombi standard sono il 20, il 30, il 40 e il 50 grammi, che ci consentono di pescare in qualsiasi situazione di scarroccio. Questa è una girella particolare, si chiama TB6001 e le misure sono in numeri 6x7, 5x4. Questa è una misura già abbastanza piccola, è un 49 libbre, ve lo ripeto, 6001 il modello, Tubertini T6001, e questa è la misura 6x7. Quali sono le caratteristiche principali di questa girella? Di scaricare da tutte le parti. Scarica il trave in alto, perché è una girella, diciamo, normale. Più è collocata una girella laterale e va montata in questo senso.
Cioè il senso corretto di montare questo tipo di girella è quella di legare in alto il trave, il Dyneema, quello che volete, oppure il trave di un terminale a bollentina, ad esempio. Si può utilizzare sia per il bollentino, per il feeder, per la pesca a fondo. Una girella che io ho fatto prendere all'azienda perché è molto molto valida per fare svariati tipi di pesca. Questa girella laterale chiaramente scarica il bracciolo, il nostro finale, e poi la parte sopra scarica il trave, la parte sotto scarica in questo caso il piombo, anche se i piombi tubertini sono già provvisti di girella. Con questa girella, ma non la chiamerei a T perché per T si definisce un altro tipo di girella, con questa girella, la TB6001, si risolve il problema dello scarico di ogni parte, sia del trave, sia della parte sottostante, sia del finale. Se vedete, io non metto un moschettone per agganciarli e sganciarli, ma realizzo un nodo semplice trillato a 4-5 passaggi, proprio perché non voglio appesantire la parte anteriore del nostro artificiale. Per cambiare artificiale è semplicissimo, basta strappare il filo, prendere l'artificiale che desideriamo collocare, inserire il filo, fare 4-5 passaggi e rinfilare nell'asola e stringere. E l'artificiale è collocato. I finali che abbiamo utilizzato oggi sono realizzati con il nuovo Soflex della Momoi. È un fluorocarbo di ultima generazione, 100% fluorocarbo, prodotto in Giappone e firmato Momoi. Momoi è un'azienda leader a livello mondiale nei nylon e nei fluorocarbo e è un'esclusiva nostra Tubertini. 100 metri le bobine, rapporto qualità prezzo buono, però il prodotto di altissimo livello. Ma bimbi, l'avete lavate? Sì. È bella retinata di seppie, fatele vedere, alzatele un po', guardate un po', che bella retinata. Il retino era giallino un po' di tempo fa, non era nuovo. Via, ora le conto, sì. Si mettono lì. Allora, il polpo, uno, poi due, boh, questa varrebbe due, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 con la regina delle seppie, 32 seppie e un polpo. Direi che gli artificiali della Seca funzionano molto bene, no ragazzi? Sì. Micidiali, peschettina veramente bellina. Ora, aspetta, ci asciughiamo con l'ennesimo, cioè ho finito l'azienda oggi, ho Cencini Tower Tube. Allora, via, che giorno è oggi, bimbi? Venerdì. Venerdì, Sì. Giorno di scuola, siamo di novembre. Ora, oggi si è fatto fare la brucia, si è fatto marinare la scuola a questi due bimbi, anche perché tra l'altro vanno anche bene, a scuola, c'è da dire che prendono veramente dei bei voti. Quindi è una giustificazione, una brucia motivata. Sì. Via, gli si è fatto un regalo, Non ce ne vogliono i professori d'Italia, se abbiamo fatto fa brucia, però è comprensibile, no? Sì. Giornata bella, di sole, una pesca bellissima. Ci siamo divertiti tantissimo. Io vi saluto, amici Italian Fishing TV, da Marco Volpi. Da Nicola Volpi, Giorgio Lorenzini. E il team Tubertini vi dà appuntamento per i prossimi video. Ciao a tutti!
Guardate, questa è l'ultima seppia. Ora, però a malincuore, sono già, come vedete, tutte pulite, sistemate. Sai cosa ci si fa con questa famosa che per una seppia catch and release? La liberiamo, eh? Vai. La liberiamo, magari una la liberiamo. La libera Giorgio. La libera Giorgio. Attento, non ti dia un morso. Buttala piano nell'acqua. Liberare una seppia è il sacrilegio, però si libera, è l'ultima, sennò poi ci fa nero, ci fa... Di qua, Giorgio, vai! Via, ecco la seppia! Abbiamo liberato anche una seppia, via, l'ultima! No. La rivoleva prendere! No. La rivoleva prendere! È proprio il filone del Volpi, la voleva riprendere con l'artificiale di ferrata, guarda, una, possiamo liberarla una? Via bimbi! È così.